Bentornati ad una nuova puntata del ciclo Pillole Digitali. 10 minuti dedicati ad agevolare l'esercizio della cittadinanza digitale. Il programma Pillole Digitali è una iniziativa del Comune di San Benedetto del Tronto e curato dal settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio, nell'ottica di facilitare il rapporto tra cittadino e i servizi digitali del Comune. Oggi parleremo dei tributi online. Ormai da qualche anno il Comune di San Benedetto del Tronto mette a disposizione dei cittadini la possibilità di esaminare la propria posizione per quanto riguarda i tributi locali, la TARI, tassa sui rifiuti, e IMU TASI, la tassa sulla casa. Tutto direttamente da internet, senza dunque recarsi fisicamente presso lo sportello del municipio. In più, nel caso della TARI, è possibile anche effettuare il pagamento direttamente in linea. Infatti, accedendo al servizio City Portal, del quale abbiamo già parlato in una scorsa pillola digitale, per i residenti è possibile verificare la propria posizione tributaria TARI e IMU, stampare gli F24 per il pagamento TARI e IMU, verificare lo stato dei pagamenti TARI e IMU, effettuare pagamenti online con carta di credito per la TARI. I dati evidenziati per ciascun contribuente sono gli stessi dei quali dispone il servizio tributi e vengono aggiornati costantemente. Si tratta, lo ripetiamo, di un servizio gratuito al quale ciascun cittadino può accedere. Eventuali discordanze nei dati visualizzati che dovessero emergere potranno essere segnalate tempestivamente all'ente, così da poter aggiornare la propria posizione contributiva. È sufficiente inviare un'email all'indirizzo tributi@comunesbt.it. Stesso indirizzo è valido per richiedere informazioni, assistenza o effettuare segnalazioni di malfunzionamenti. Vediamo ora praticamente come effettuare l'accesso a cityportal@comunesbt.it. Ci richiamo sul indirizzo cityportal.comunesbt.it. A sinistra clicchiamo su Accedi e poi clicca qui per accedere con Cohesion. Qui abbiamo la possibilità di scegliere se autenticarci con la CIE oppure con lo SPID, entrambe procedure che abbiamo già visto. Proviamo ad entrare con lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Dobbiamo a questo punto tirare fuori il nostro telefonino, se il fornitore è Poste, e attraverso la app inquadrare il QR code, questo disegno che c'è sulla destra. Automaticamente il sistema riconoscerà le nostre credenziali e ci consentirà di accedere. Ecco che possiamo acconsentire al trattamento dei dati e veniamo portati sul sito autenticati, sul sito City Portal autenticati. Sotto la voce tributi proviamo con il pagamento online della tassa sui rifiuti. Ci appare un banner con delle istruzioni circa la scadenza delle rate. Lo possiamo chiudere dopo averlo letto e qui possiamo guardare, esaminare la nostra posizione contributiva. Vediamo che ci sono delle rate vecchie ancora da saldare fin dal 2020. Allo scopo di questa dimostrazione proveremo a pagare la rata ultima più recente, quella di dicembre. Quindi clicchiamo su paga, il sistema fa una serie di controlli per poi fornirci
diciamo così, un ordine da pagare. Possiamo scegliere diversi metodi di pagamento, carta di credito o anche Bancomat Pay. Scegliamo il Bancomat Pay, ma chiunque poi può scegliere il tipo di metodo, il metodo preferito. Inseriamo in questo caso il nostro numero di telefonino. Riceveremo quindi sul nostro telefonino una notifica sulla app della banca. In questo caso ci verrà richiesto di autorizzare il pagamento, cosa che quindi faremo immediatamente se vogliamo portare a termine questa operazione. Una volta autorizzato il pagamento, abbiamo la ricevuta del documento e quindi possiamo in questo caso tornare alla pagina precedente, laddove quindi la rata che abbiamo appena pagato non risulterà più da pagare. Appunto, finite le operazioni, possiamo cliccare a sinistra su esci. L'operazione è conclusa. E per questa puntata è tutto. Vi saluto invitandovi ad ascoltare la prossima pillola digitale. Grazie.